Intanto per unirmi all'accorato appello di chi mi ha preceduto, io credo innanzitutto una cosa, che esiste un filo sottilissimo che lega gli annunci politici, il ritardo della politica e l'efficacia della politica. Cioè che quando ci sono degli annunci che la politica fa e mette in atto a seguito sia di dichiarazioni dei politici che naturalmente per quanto riguarda la vicenda ambientale a cui le vicende della nostra regione sono legate, seguono questi spot, questi annunci della politica dal punto di vista anche delle prese d'atto, della denuncia, dal punto di vista anche della risposta politica, molte volte quando le cose cominciano poi ad arrivare in ritardo comincia ad essere un elemento pesante. L'elemento pesante diventa spot e questo filo che lega il ritardo, l'efficacia della politica, perché a quel punto la politica diventa uno strumento inefficace per tutelare l'ambiente, migliorare le condizioni di vita delle persone, si lega il contesto dentro cui si muove la reazione e la mobilitazione sui nostri territori, che non è soltanto un contesto di reazione e mobilitazione rispetto ad una situazione che si ritiene eticamente sbagliata rispetto al danno ambientale, ma rispetto alla salute diretta, al rapporto diretto che c'è tra l'ambiente e la vita, e quindi la condizione di ricatto inevitabile che le persone di questi territori, dei nostri territori, hanno vissuto direttamente e ancora oggi scontano e sconteranno per un bel po' fin quando non arriveranno le bonifiche sui nostri territori. Altro tema che naturalmente non riguarda il tema di questo pezzo di dibattito. Quindi l'accorato appello di fate bene, fate presto riguarda proprio questo. Fare bene, fate presto non soltanto perché urge dotarsi di strumenti giuridici per indagare le vicende del delitto e del disastro ambientale, ma perché noi abbiamo bisogno di riacquistare un rapporto di fiducia con quello che si è mosso in termini di coscienza e maturità, che il presidente di Legambiente prima diceva benissimo, che in questi anni si è costruito sulle popolazioni di questi territori, che l'elemento che meno viene narrato forse è che invece